Ciao a tutti ragazzi, siamo ancora noi giù per YouTube. Nuovo video su Bloodborne, ragazzi. Stavolta qui Delai boss. E che boss? German, il cacciatore. Ragazzi, il boss finale dei boss finali, dei boss nei boss. Che dire di questo scontro? Cacciatore contro cacciatore. Il personaggio che vi ha guidato nel vostro viaggio nell'incubo, ora è lì che vi vuole far secchi. Parlando della boss fight, sarà abbastanza ostica, soprattutto se avrete un livello di vitalità basso, dato che tutti gli attacchi di German saranno potentissimi. Troverete il cacciatore ovviamente nel vostro sogno, dietro al cancello che per tutta la run è rimasto chiuso. Per sbloccarlo dovrete aver ucciso la balia di Mergo e aver visto praticamente l'officina in fiamme. Una volta attraversato il cancello, recatevi da German, che vi chiederà di rinunciare alla vostra vita. Rifiutate e attiverete lo scontro finale. Egli sarà armato di falce e archibugio e vorrà cucinarvi alla brace con un bel porcellino. I suoi attacchi si baseranno sulla combinazione di queste due armi, con l'aggiunta di un'onda d'urto che rilascerà quando si baffererà. Innanzitutto German potrà colpirvi con delle spazzate frontali che saranno abbastanza potenti. Di solito userà una combo da 2-3 colpi al massimo. Molto usato sarà anche l'attacco caricato. Vedete spesso il cacciatore tirare la falce dietro di sé prima di buttarsi su di voi a tutta velocità, tirandovi due colpi veloci. State molto attenti perché questa mossa avrà un buon raggio d'azione e dovrete avere il giusto tempismo per schivarla. Spesso utilizzerà la falce per tirarvi verso di lui. Sarà abbastanza veloce come attacco, quindi fate attenzione. Un altro colpo molto usato con la falce saranno delle raffiche di vento. Il nemico salterà in aria muovendo la sua falce e producendo una serie di raffiche di vento con le quali cercherà di colpirvi. German userà anche un'arma da fuoco per attaccarvi, come vi ho detto prima, e sarà l'archibugio. Sparerà una serie di colpi quando meno ve lo aspettate e cercherà anche di farvi dei riposti che ovviamente saranno devastanti. Sotto il 50% di HP e dopo il buff, i colpi dell'arma da fuoco vi stunneranno sempre, quindi state molto attenti perché potreste essere ripostati con facilità. L'ultimo attacco utilizzato da German sarà il buff con esplosione. Sotto il 50% di vita, il cacciatore si fermerà per un po' per bufferarsi. Da qui in poi i suoi colpi di proiettile vi stunneranno sempre. Inoltre potrà rilasciare un'onda d'urto davvero potente. Fate attenzione quando si ferma dopo essersi buffato, perché l'esplosione potrà essere letale, toglierà un fracco di vita. Detto questo, vediamo alla migliore strategia per abbattere questo simpaticone. Consigliate come sempre il massimo numero di fiale, ma soprattutto i proiettili, ragazzi, in quanto la strategia più efficace per abbattere questo boss sarà quella di stannarlo con la pistola e poi andare di riposto fino a che non crepa, ovviamente. Questa è la strategia più immediata da usare. Se non siete agili con i riposte, potete sempre ucciderlo normalmente. Cercate di schivare al meglio i suoi attacchi e di contrattaccare appena finito la combo. State molto attenti perché quando si buffererà i suoi attacchi saranno veramente devastanti, soprattutto le combo di falce che diventeranno letali. Una volta battuto questo boss vi dropperà ben 128.000 echi del sangue e lo stemma del vecchio cacciatore, che sbloccherà dai messaggeri la sua falce e anche il suo set. Detto questo ragazzi, spero che la guida vi sia stata utile, che vi sia piaciuta. Mettete un mi piace, commentate, condividete, fate tutto quello che volete. Come al solito, noi ci vediamo al prossimo video da paura, ragazzi. Wow!